Da lei vorrei sapere parecchie cose. Prima, che cos'è un'università telematica, come funziona, ma anche velocemente, perché non lo sappiamo, qualcuno non lo sa. E poi parlare di un grande assente dalla nostra discussione, che è l'Europa. Come si è comportata l'Europa dinanzi alle tragedie, dinanzi al problema dell'integrazione degli immigrati? Grazie, grazie agli organizzatori per questo invito splendido, un convegno bellissimo e certamente stimoli infiniti su cui riflettere nei prossimi giorni, settimane. Aver appreso che c'è ogni anno una riunione di questo genere, di alto livello, con persone eccellenti che parlano, è un grande stimolo, perché c'è bisogno di questi incontri in cui la finanza incontra l'impresa, in cui l'università incontra la banca, l'impresa, la finanza, in cui stranieri e italiani possono dialogare. Non ci sono poi tante cose di questo genere, no, in Italia. E quindi complimenti a chi ha organizzato questa splendida, incredibile iniziativa. Ci vuole anche coraggio per fare queste cose. Ma la Puglia... ecco, devo chiudere dicendo che non è un caso che viene dalla Puglia. Non è un caso. E università telematica, quando ci sono entrata perché volevo capire cos'era. Cioè proprio non lo sapevo e non avevo la più pallida idea. E detto in due parole, sta tutto su internet. Uno può stare in Giappone, studiare, può stare in America, studiare, può stare in qualsiasi città, fare esami in tante parti d'Italia, fare esami anche tra poco in tante parti del mondo, imparare tantissimo. È un'università che è cresciuta in modo esponenziale, in 5 anni abbiamo raggiunto i 12.000 studenti e stiamo progredendo in salita con numeri incredibili, un lavoro di squadra, un gruppo coeso, una proprietà molto illuminata. Io sono molto soddisfatta, eppure venivo da Scienze Internazionali Diplomatiche di Gorizia, che era un corso talmente elitario che avevo messo in piedi e gestito per 25 anni con grande amore, ma la passione per questa telematica mi ha fatto... Gli esami come funzionano? Dimenticare il passato. Sono esami orali a Roma, esami scritti in tante sedi, con vigilanza molto qualificata. Ci lavoriamo tanto, è un bel prodotto, siamo orgogliosi adesso di poterlo esportare. Abbiamo cominciato a lavorare con l'estero e penso che l'allargheremo molto. Allora all'Europa. All'Europa, ma non solo all'Europa, perché sono convinta che l'università italiana, che la capacità degli italiani di fare insegnamento universitario sia qualcosa di molto alto, di molto importante, e forse noi che ci parliamo male sempre addosso, no? Dovremmo qualche volta anche guardare le cose positive che facciamo, premere su quelle e portarle avanti, ma con un consenso generale, non con gelosie, invidi, malumori, insomma le solite cose. Ma ritorniamo a noi, parto di nuovo, se la nostra deliziosa coordinatrice permette, parto da Lampedusa, perché Lampedusa per me, che sono geografa, è qualcosa di molto importante. Se guardiamo le statistiche neanche la troviamo, perché nei 5 più milioni di immigrati ci sono prima, c'è prima la Romania, poi c'è l'Albania. Poi come Africa troviamo Senegal, troviamo Tunisia, troviamo Marocco, però non troviamo le persone che abbiamo visto sbarcare, perché in effetti non vogliono fermarsi in Italia, vogliono proseguire, vogliono andare verso altri paesi, paesi più ricchi, diciamo, dove ci sono già i loro parenti, le loro possibilità. Li vediamo scendere dalla passerella con passo incerto, non sembrano neanche più esseri umani, sembrano larve, li trattiamo coi guanti, con la mascherina, li mettiamo nei centri di prima accoglienza, ma per me che sono geografa, questa è la trasformazione in larva di un essere umano. E io voglio sapere chi è, da dove viene, di quale cultura questa persona, perché è una persona, è portatore. E cosa noi facciamo perché viva bene, perché possa superare i traumi dai quali proviene, traumi economici, traumi di guerra, traumi politici, traumi che noi non immaginiamo. Io in quei paesi ci ho viaggiato, ci sono stata, ho assistito a riunioni in cui si doveva decidere in una famiglia allargata, in un villaggio che era una famiglia allargata, chi poteva non essere più nutrito, perché non c'erano le risorse. E io pensavo di essere nel film dell'orrore, ed era invece
una realtà che stavo vedendo. Ed era una realtà di paesi africani che hanno culture incredibili. Uno magari immagina, devono acculturarsi, adesso verranno in Europa, impareranno, ma hanno lingue stupende, forzieri veri e propri delle loro culture, lingue che procedono per metafore e sillogismi, 200 lingue in pochi chilometri in un solo paese, incredibili risorse culturali, capacità di ragionamento, religioni diverse dalla nostra. Cos'è l'animismo? Quali tesori ha al suo interno? Noi lo sbaracchiamo subito, animisti. Andiamo a vederli. La mia prima esperienza nel Congo, ancora di molti anni fa, di animisti è stato... Adesso sto vedendo un mondo talmente diverso che mi sembra un quadro bianco. Io non lo leggevo, non lo capivo, non lo potevo capire, non avevo come geografa gli strumenti. Non ero etnografa, non ero antropologa, non ero un'esperta. Ma poi mi ci sono adoperata, sono mondi straordinari. Ecco, sono i mondi di chi arriva su queste barcollanti passerelle. Sono i mondi di chi vorrebbe trovare benessere e ricchezza, sono i mondi di quei numeri di cui abbiamo parlato, della crisi, sono i mondi che arrivano, ma sono mondi poveri? Voi pensate che quella larva che attraversa la passerella non abbia pagato migliaia di euro per poter stare su quella barca? Ma come li aveva questi soldi? Chi glieli ha dati? E qui l'ho vista, la solidarietà. Enorme, incredibile, una solidarietà di villaggi, di parenti, di amici, che rinunciano, ma non si può dire al poco, al niente, per fare le cifre, ma c'è uno studio dietro, perché domani questa persona ci chiamerà, il benessere al quale va incontro sarà anche il nostro benessere, sarà diffuso nel nostro villaggio, nel nostro paese, anche noi. Andremo, ci manderai i soldi. Non sono discorsi di banche, sono discorsi di piccole cifre. 0,50 centesimi di euro. Però anche questo è un contributo di cui si ringrazia, perché non è facile. Non è facile averli, non è facile. Nuovi modi di fare geopolitica, che è la materia di cui io mi occupo, sono stati portati avanti da un non geografo, da un giornalista francese, Moisy. Lui parla di geopolitica delle emozioni. La geopolitica è un'emozione, la storia delle migrazioni è un'emozione. È un'emozione vederli, è un'emozione seguirli. E le politiche, e l'Europa, da Lampedusa l'Europa è vistosamente assente. A Lampedusa ci sono i lampedusani, candidati secondo, non solo me, secondo molti, a un premio Nobel del 2014. Dovremmo spingere questo premio Nobel, dovremmo adoperarci perché venga ottenuto. Io lo raccomando a questa nobilissima organizzazione, che è vero, si preoccupa di banche, di PIL, di fondi, ma in tutti gli interventi che ho sentito si capiva benissimo che si occupa di esseri umani. E quindi cerchiamo di dare ai lampedusani questo riconoscimento. Hanno fatto molto, molto più dell'Europa.